Non ci siamo, non ci siamo e non ci siamo. Non ci siamo non per il risultato, che in sé per sé, forse forse, dato che è un campaccio come quello, cioè un campaccio specifico, solo perché se no poi mi trovo io all'ETA come è successo al Bari. Campaccio intendo un campo difficile per gli avversari, perché? Perché Cittadella è una squadra che in casa da noi ha parecchie squadre. Comunque, non tanto il risultato, perché forse forse il pareggio. Non dico che va bene, però non va nemmeno giù malissimo. Non ci siamo perché? Perché appunto al contrario va male giù questo pareggio lì perché te l'ha conquistato. Secondo me meritatamente, perché forse forse meritava un pochino di più il Cittadella. E poi dopo prova a analizzare un minimo la partita. Va giù male perché te comunque non hai giocato come hai giocato magari a Terni contro la Ternana. Non hai giocato in casa col Trapani, come hai giocato appunto in, sì, in casa col Trapani. Cioè, hai giocato male come hai giocato l'altra volta contro lo Spezia. O la Spezia, non mi pare. È questo che ti fa girare coglioni. Fa girare coglioni perché comunque, forse forse c'è andata bene nel pareggio. Perché? Ammetto che Livorno, a parte il primo tempo, lasciamo stare, il secondo tempo, per diciamo un terzo, quasi metà della gara, cioè della frazione di giochi, ma non lo si ha aggredito di più, sono d'accordo. Però come aggredito di più, cioè anche dormito, perché ha preso gol con l'ora in 10. L'ora in 10 e fra l'altro sarei messo a fuoco perché questi erano mega super agitati, dicevano i coloni perché perdevano e bla 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 bla. E ti facevano il peggio fallo e potevi giocare di furbizia, magari a farlo per nervosi e farli arrivare a giocare 9-8. Invece lì siamo stati dei brodi che non si è fatto questo. Però, cioè, quello che voglio dire, va giù male perché Livorno ieri non ha giocato bene. Non ha giocato malissimissimo, ma non ha giocato nemmeno bene. Direi che ha giocato abbastanza male, parecchio male. Comunque, ora proviamo un attimino, cioè provo un attimino a analizzare quel minimo che so fa, forse, che posso fa la partita. Allora, primo tempo direi una prestazione simile a quella contro lo Spezia, cioè giocai male, già non c'è, quelle occasioni che crei sono occasioni che avvengono tipo da centro-ampo, per dire, da tre quarti che tiri, il pallone esce di poco, arrivi avanti porta a fare nemmeno un tiro pericoloso, cioè forse uno, niente di che. Niente di che, primo tempo per nostra fortuna, poi vabbè bisogna vedere se lo facevamo o no, comunque, finì 0-0, perché per nostra fortuna? Perché c'era un rigore clamorosamente netto a favore del Cittadella, perché il fallo di Mazzoni era uno rigore e due forse forse l'espulsione, qui lo dico. E quindi, meno male, il primo tempo era così. Il secondo tempo, come ho già detto prima, il rigore è iniziato con una mentalità un po' diversa, con la voglia di fare gol, sì. Vari sbagli come sempre, cioè variati sbagli come sempre, ormai si era già visto contro Spezia nel primo tempo. Però c'era già più aggressività, c'era più voglia di far go. E infatti hai fatto go, forse in maniera fortunosa perché comunque il pallone arrivava lì. Comunque hai fatto go con Cecchierini sulla ribattuta del portiere sul tiro di Belingheri 1-0. Poi subito dopo minuti successivi, 5 minuti, addirittura Siligardi, manca pochino se non erro, fa il 2-0 e tu vai, Livorno la può chiudere subito. Ero sì, tempo di così, pensavo, non l'ho detto perché è partita vecchia, ma l'ha portata uguale. Questi, va giù in 10, mi pare, era un attimino, ci sta che della zona, mi pare comunque loro vanno giù in 10 dopo che si è fatto il gol. Comunque vabbè, loro in 10, agitatissimi, dove già di furbizia appunto, magari a fare butta, non so, magari le facevi in più non arrabbiarsi, giocavano in 8 e 9. Cosa fai? Prendi go e addirittura rischi di andare a perdere, perché questi dopo il gol e anche già da prima attaccavano di più. Io è questa che mi fa girare coglioni. Uno per la prestazione se per sé per il gioco e due ste dormite lì. Cazzo, ma che cazzo ci fa? Cazzo, è questa che mi fa girare coglioni. È questo che dico, porca troia, ieri si è giocato di merda. È questa la motivazione. Perché nonostante il vantaggio, nonostante loro fossero in 10, ti hai preso gol e manca meno te ne fanno un altro.
E poi un'altra cosa, questa è una cosa al di fuori del risultato, ma comunque secondo me, sì, dai, abbastanza influenzato il risultato finale, è quella delle sostituzioni. Io tuttora, senza mancare di rispetto ai giocatori, non capisco perché Gautieri voglia fare già Beringheri, Jelenic, Jelenic, ma che cazzo siamo. Allora, Beringheri, un attimino e velocemente. Allora, Beringheri, sono d'accordo che fino a 2 anni fa è stato uno di quelli lì, degli uomini fondamentali più importanti, perché faceva anche i gol, che ci ha permesso di ritornare in Serie A. Sono d'accordo. Però già dalle partite l'anno scorso in Serie A, per quel poco l'hai fatto giocare, perché poi comunque era in prestito, ho già capito che non era più in forma. Però ti diceva, beh, era in Serie A, diventi va. No, perché anche in Serie B non è che mi ha fatto questa cosa, col Cesena, se non erro. Uno. Quest'anno, quelle cose che ha giocato lui di va, ma cioè, su 5 palloni, tra passaggi, non so, azioni di va, su 5 volte ne fa bene 2 di azioni, di osi giusti. Comunque, questo è Beringheri, che persiste a farlo giocare. Per l'amor di Dio, poi il gol è scaturito anche dal tiro suo che il portiere ha battuto, però questa è la mia osa su Beringheri, che mi dispiace anche dirlo comunque. Secondo gli allenici, io già dalla prima partita, non mi ricordo come sono già detto, io ammetto, a me non mi garba. Sarà anche giovane, avrà bisogno di esperienza, per mi pare, ma a me non mi garba proprio per niente. Non fa quasi mai la nostra giusta, anche ieri alla fine, per l'amor di Dio, era difficile, cazzo. Era proprio allo scadere, ha sbagliato uno stop, perché magari forse, si poteva fare 2-1, sì, meritato, però allo scadere del secondo tempo, alla fine ha sbagliato uno stop clamoroso. Poi la maggior parte delle volte sbaglia passaggi, gli stop, sbaglia movimenti, l'azione, sbaglia quasi tutto questo qui. Cioè, come mi solito di su 10, su 5 osi, bello di su 10 osi, se va bene, 8 volte e basta fa l'osso sbagliato. A me mi dispiace dirlo, ma quello è penso. E non capisco come mai tuttora lo voglio fare giocare. Cazzo, c'è 300. Ora non mi ricordo perché è uscito, però vuoi far riposare tipo Cutolo? Fai scala avvantaggiata, che magari sulla fascia, cioè sulla fascia, magari come attaccante esterno che sa stare, schiocca ci Calabino. Ora vi ripeto, non mi ricordo che è uscito e non mi ricordo nemmeno chi erano squalificati, infortunati, eccetera. Comunque, questo è un discorso generale. Faceva magari Calabino, metti sul Raco, non fa già gli amici. Vabbè, detto questo, io niente, spero che subito la nostra partita in casa del Bologna, che è partita stramega importante, e meno male gioco in casa, è stramega sentita, perlomeno per me, di subito ribaltare le osi, perché bisogna ritornare un attimino come 2 o 3 giornate fa. Via, detto questo, vi saluto. Niente, guardiamo un po' per i tifosi di Venezia, mi guardano di venire allo stadio, se avrete la possibilità, è importante, Livorno ha bisogno di noi, del tifo soprattutto. Via, detto questo, niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.